mio fianco una bella signora, Annalisa Zorzetting. Parliamo virtualmente di una località che si chiama Cividale del Friuli. Siamo sui colli orientali friulani, a pochi chilometri dalla Slovenia come territorio, perché non siamo lontani dal confine. Però siamo a Verona, la 52esima edizione del Vinitale. E allora, Annalisa cara, che cosa abbiamo portato a Verona? Allora, quest'anno puntiamo particolarmente sugli autoctoni friulani, anche perché è stata un'annata un po' particolare, 2017, per cui a maggior ragione abbiamo avuto ottimi risultati dai nostri bianchi per eccellenza, la ribolla gialla, il friulano, ex Tokaj. Anche buoni prodotti dagli alloctoni, che sono i Pinot. Ti facciamo una cosa, mi fai assaggiare la ribolla gialla, sì. Ci fermiamo e mi prometti che magari ci ritroviamo questa volta però in azienda, perché ci volentieri. Vediamo sempre a Vinitale io e te. Invece, volentieri, mi ospiti volentieri. In azienda una volta. Ma ben venga, anzi allora, guarda, ecco. Non in azienda, poi abbiamo... l'agriturismo, puoi farti perfetto. Anche un weekend. Avete sentito, così anche loro per la ricezione turistica. Allora, giusto il tempo di avvinare i bicchieri, versiamo un goccio di ribolla gialla, facciamo un brindisi, un bel cin cin con questa bella signora, con i suoi vini, con un territorio importante proprio in particolare per i vini bianchi e soprattutto con il Vinitaly 2018. Dai, cin cin. Salute. Salute. Cin. Terra di Sardegna, vini di Sardegna, dal Vinitaly di Verona ci trasferiamo virtualmente a Serdiana, che è una località a nord di Cagliari, a pochi chilometri. Sono con Antonella Corda e naturalmente con i vini sardi che lei e suo marito hanno portato qui a Verona. Tutto bene Antonella? Benissimo, allegra, grazie. Allegra, bella pimpante. Senti, dirò del tu perché sei giovane, che vini hai portato a Verona? Vermentino di Sardegna, Nuragus di Cagliari e Cannonau di Sardegna. Allora, abbiamo citato un Vermentino che troviamo anche in altre regioni, però poi due autoctoni. Nuragus di Cagliari, sì. In particolar modo, esatto. È un vitigno autoctono che si trova solo nella provincia di Cagliari, solo anche nella vostra provincia zona. Di Oristano. Però ha come zona principe, certo. Secondo noi... Anche il Cannonau, voglio dire. Anche il Cannonau, sì, sì, un po'. Senti, che vini sono al palato? Raccontami un po' il tuo Vermentino, perché il Vermentino lo troviamo a sud, ma anche a nord della Sardegna. Certo, sì. È un vitigno che è espressione del... un vino che è espressione del territorio, sì. Nel quale lo coltiviamo, quindi richiama un po' la mineralità, certo. Che arriva dai terreni. La sapidità e tutti i vari profumi della macchia mediterranea. Sei bravissima. Gli altri due che hai citato invece? Il Nuragus richiama ancora molto la mineralità e la sapidità con un'eleganza particolare, fiori bianchi e agrumi. E poi invece con le carni importanti mi bevo il Cannonau. Sì. Col maialino, come fate voi. È perfetto. Vinitaly è anche un'occasione per noi giornalisti di incontrare tanti colleghi, di ritrovarci, di chiacchierare, di confrontarci, di degustare insieme i vini presenti al grande salone. Però è anche un piacere quando si trovano le colleghe che sono appena uscite con un libro. Maddalena Baldini, giornalista, in questo caso scrittrice, curatrice di tanti uffici stampa, sì. Lavori per tante testate. Io leggo qui storie di una degustatrice a Stemia, che al Vinitaly è già un termine pericoloso. Mi hanno fatto entrare però. Ah, ecco. Sono riuscita ad entrare nonostante il titolo del libro. Tieni il libro e raccontacelo. Allora, questo libro nasce da un percorso che ormai ha all'incirca 40 anni. Perché nell'arco della mia vita ho sentito narrare da zie, nonni, parenti, vicini di casa tantissime storie che hanno come filo conduttore il cibo. E quindi ho pensato di metterle assieme proprio perché nel loro essere strane, particolari, quasi paradossali per la vita di oggi, penso che potessero essere un tesoro da trasmettere o da far leggere comunque alle persone che sfoglieranno il libro. Il titolo un po' provocatorio, Fabrizio. Ci sta. Ci sta, quindi degustatrice a Stemia perché sostanzialmente ho degustato tutte queste storie perché le ho sentite narrare.
astemia perché non le ho vissute direttamente sulla pelle, perché ovviamente tante sono ambientate nel periodo della Seconda Guerra Mondiale o ancora prima, quindi sono tutte storie che hanno un qualche cosa di importante da raccontare.